Bentrovati amici di Rollback 24. Tra gare cancellate, colpi di vento che neanche alla Coppa America di Barcavela e traguardi volanti, la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico sono terminate. Partiamo subito con la corsa d'Oltralpe, la Parigi-Nizza, che nelle prime due frazioni ha visto vincere prima Tim Merlier, pensate già alla quinta vittoria in questa stagione. E poi Mads Pedersen. Nel mentre invece il piccolo Taddeo è sempre stato impegnato a prendere tutti i traguardi volanti per prendere quanti più buoni possibili in vista della cronosquadre della terza tappa. Cronosquadre che, come da pronostico, se l'è aggiudicata la Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard. Tappa numero 4, siamo già in modalità Tour de France con l'arrivo in salita. Parte per primo Vingegaard e a seguirlo è il Sornione Taddeo. E poi tocca a Pogačar scattare. Scatta Tadej, lo segue solamente Wudu e a tagliare il traguardo per primo, neanche a dirlo, è il cannibale sloveno, che così si aggiudica tappa e maglia ovviamente gialla. La sesta tappa invece viene cancellata purtroppo per il maltempo e si va direttamente alla tappa numero 7 con un altro arrivo in salita. Settima tappa potrebbe essere il giorno di Vingegaard per potersi rifare su Pogačar, invece agli ultimi 4 km c'è prima non lungo di Pogačar, poi rimangono da soli Pogačar, Godu e Vingegaard, iniziano scatti e controscatti e a pagare tutta questa azione è Vingegaard. Alla fine sullo sprint finale, sull'arrivo in salita, a essere irresistibile è proprio Pogačar e taglia il traguardo ancora una volta per primo con la maglia gialla. Ultima tappa della Parigi-Nizza, tappa corta e ricca di salite, terreno ideale per chi vuole contrattaccare e cercare di togliere dal trono provvisorio Pogačar. Alla fine non ci riesce nessuno, il più forte è sempre lui e infatti a circa 20 km dall'arrivo sulla salita del Col d'Ez, Pogačar lascia tutti sul posto, guadagnando un po' alla volta sempre più tempo e arrivando a Nizza tutto solo con più di 30 secondi su Vingegaard e subito a ruota di Vingegaard anche Godu. Pogačar vince quindi la Parigi-Nizza al suo esordio assoluto in questa corsa e adesso andiamo a vedere invece cosa è successo in Italia. Vai Claudia! Torniamo a casa nostra con la corsa dei due mari, la Tirreno-Adriatico. La crono di apertura in corona Ganna, ancora una volta re dei cronoprologo. Seconda e terza tappa, tappa per velocisti, si impongono prima Jakobsen E poi Philipsen. perché non poteva sbagliare assolutamente il colpo dopo il lead out di Matthew Van Der Poel. Quarta tappa, la tappa dei muri. Prima Van Aert c'entra Pidcock, ovviamente si scusa per averlo fatto cadere. Successivamente si fa vedere Roglic, che sappiamo essere uno specialista in questo tipo di arrivi, e vince così la tappa dopo i recenti infortuni. Tappa numero 5, tappa regina con arrivo posto in salita proprio a Sassotetto e negli ultimi chilometri succede di tutto. Damiano Caruso che si allunga sul gruppo ma purtroppo poi viene ripreso. È la volta di Ciccone e di Mas, ma la zampata finale è proprio di Roglic che prende tappa e le tre maglie. Tappa numero 6, Roglic cala il tris in questa Tirreno. Tre vittorie in soli 3 giorni. Dopo un lavoro incredibile di Van Aert, lo sloveno batte tutti i big e precede Theo Gegenhardt e Almeida sul pavé di Osimo e ipoteca così il tridente della Tirreno-Adriatico. Ultima tappa, la volata a San Benedetto del Tronto va a Philipsen che si impone su Groenewegen e Dainese e per la seconda volta Roglic è re dei due mari. Dunque, questa settimana di corse che risposte ci ha dato? Beh, sicuramente che Roglic è un serio pretendente al Giro d'Italia, questo lo sapevamo già, ma abbiamo avuto la conferma del suo ritorno. Che Van der Poel è un lead out man da paura, che Pogačar è già in formato Tour de France e che le due squadre da battere sono la Jumbo-Visma e la Emirates. E una bellissima sorpresa da tenere d'occhio per il Tour de France è sicuramente David Goudou. E con questo abbiamo finito, speriamo che il video vi sia piaciuto, come sempre lasciate un like, commentate, streamate il video, postatelo sulle vostre storie, seguite le pagine che vi lasciamo qua sotto e ci vediamo alla prossima gara. Ciao amici!